proprio i primi di aprile, penso comunque viste le festività pasquali, slitteremo appena dopo Pasqua. La zona di distribuzione di riferimento però è diventata Roma Sud, perché diciamo abbiamo creato un target diciamo lì, e per poi magari diffonderci di nuovo poi sul resto della città, però per ora diciamo il target di riferimento è Roma Sud. Lo dobbiamo bacchettare per l'articolo che ha fatto Gianfranco, hai controllato? Lo possiamo... No, anche perché diciamo un'anticipazione un po' era apparsa pure su Facebook parlando del tuo precedente articolo, sì, sulle sì, 300 sì, presenze, sì, 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 questo più ampio desiderare. Purtroppo ecco ci riallacciamo, no, ci riallacciamo al discorso di Marconi. È quello lì, previsto, e comunque abbiamo poi deciso di focalizzarci naturalmente sulle due squadre della città. Si è preferito porre prima l'altra per una questione di bacino d'utenza, però come si può ben vedere, almeno noi siamo comunque omogenei in questo, perché due e due, su altre testate invece 3, 4, una mezza pagina. Quindi almeno su questo. Fammi controllare perché. Marco, guarda, due. Che secondo me. Due. No, due. Roma e Lazio. Antonio ci frega, punta le parole degli articoli. Allora sì, c'è ragione. Allora andiamo. È scritto a caratteri più grossi. Devono essere esattamente le stesse battute. Perché no, qua. No, però. No, anche perché comunque ce lo siamo ripetuti internamente, questa non sarebbe poi nemmeno una strategia valida, in quanto certo. Comunque, anzi io devo essere sincero, nella mia esperienza di distribuzione c'è stato chi mi ha proprio improvvisato, ma che è il giornaletto della Roma? Io così, no, si figuri così. Ho rassicurato, in tal senso, sfogliandolo, facendo vedere che comunque c'era lo stesso spazio dedicato ad entrambe le squadre. Anche perché in questo modo, nonostante il noto discorso bacino d'utenza, essere di meno e quant'altro, però il tifoso appunto vede in quel momento, non si sente bistrattato. Perché è giusto che sia così. Giusto. Assolutamente. Vabbè, ti sei salvato, Antonio. Salvato. Puoi continuare questa fantastica avventura insieme a Nito. Bene, ragazzi, direi che è stata una puntata pregna, quindi ricca, siamo detti tutto. Ricca di contenuti, di bei collegamenti, quindi penso che possiamo andare in conclusione. Sì, dando appuntamento ai nostri ascoltatori a non so quanto. Alla prossima trasmissione, chiaramente il lunedì è lunedì di Pasqua, quindi non andremo in onda in quel giorno. Lavoreremo per cercare, grazie ai potenti mezzi di Radio Roma Futura, trovare un altro spazio durante la settimana. L'incastro, perché poi giovedì c'è la Lazio. Assolutamente. In diretta dall'Olimpico, esattamente. Tenendo toni assolutamente pacifici. Sì, bene, ragazzi, quindi per questa sera è tutto. Alla prossima settimana. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori e Max Morgante, nel quale senza di lui non sarebbe esistito né Radio Roma Futura né Nido delle Aquile. La prossima settimana lo penseremo un po' di più, Max. Mi raccomando, sì, Max. Assolutamente, sì. Sempre più vicini. Visca Barsa. Di Max. Buonanotte a tutti e forza. Ciao. Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente
suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Mm-hmm.